Mrs. Grandma. Oggi, Olimpia, è il tuo compleanno. Compleanno. È il giorno in cui tu completi 12 anni della tua vita. Tu completi 12 anni ed entri nel 13° anno della tua vita. Siccome adesso tu studi l'italiano, ti voglio regalare questo libro. Questa è la storia di un uomo che piantava gli alberi. L'uomo si chiamava Elzéar Bouffier e abitava in Francia. Abitava nelle Alpi della Provenza. Provenza. The Alps of Provence to you. Questo, Olimpia, è il mio ex libris, mio e di tuo nonno Anthony White. Queste sono le Alpi della Provenza, le Alpi al nord della Provenza, dove c'è tanto vento. Vento. E molto spazio. Alberi piegati dal vento, alberi senza foglie e molto spazio. E queste sono le Alpi. Una quarantina, 40, una quarantina circa di anni fa, molti anni fa, far being ago, stavo facendo una lunga camminata in quella antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. C'era difatti una fonte, ma secca, dried out. Le 5 o 6 case, senza tetto, corrose dal vento, eroded by the wind, e dalla pioggia, e la piccola cappella col campanile crollato, with its crumbled steeple, erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita era scomparsa. Mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera, a dark shadow, in piedi. La presi per il tronco d'un albero solitario. La presi per, I took it to be, il tronco d'un albero solitario, but instead era un pastore. Una trentina di pecore, sdraiate sulla terra cocente, si riposavano accanto a lui. Ecco il pastore che si chiama Elzéar. Ecco le sue pecore,
ed ecco il suo cane. E questi sono i tronchi degli alberi. L'uomo parlava poco, com'è nella natura dei solitari, ma lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Non abitava in una capanna, a hut, ma in una vera casa di pietra. La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile ingrassato. Fucile is his gun. La minestra bolliva sul fuoco. La casa del pastore Elzéart, il suo cane, il tavolo, il pavimento spazzato, pulito, la minestra sul fuoco. Il pastore Elzéart. Un sacco e le ghiande. Il Zeard ha messo le ghiande sul tavolo. Prima di uscire, il Zeard bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande, meticolosamente scelte e contate. 100 aveva contate. Ecco il pastore in ginocchio che pianta le ghiande che erano nel sacco bagnato. E qui vedi tutti gli alberi che erano cresciuti in fila dove Elzéart le aveva piantate anni fa. Ed ecco le Alpi. Questa storia del pastore Elzéart è cominciata nel 1913. Dove nel 1913 avevo visto solo rovine, sorgono ora fattorie pulite, beautiful clean farms. Le vecchie fonti, alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene, hanno ripreso a scorrere, are once again flowing. I villaggi si sono ricostruiti poco a poco. Una popolazione venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito d'avventura. Se si conta la vecchia popolazione, quella del 1913, irriconoscibile da quando viveva nell'armonia, e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Elzéart Bouffier, il pastore che piantava gli alberi. Elzéart Bouffier è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Bandung. Il libro per te, per il tuo compleanno. Enjoy it, my own.